Non le manda a dire Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che in vista delle elezioni europee ha parlato dell'autonomia differenziata e delle conseguenze che avrà sul Sud la riforma Calderoli. Questo governo è un governo che non sta portando a casa un risultato, e guardate che per alcuni aspetti è anche meglio, perché se il risultato che devono portare a casa è l'autonomia, stiamo freschi. Lo dico a Ercolano, lo dico a Napoli. Noi con la lista Stati Uniti d'Europa vogliamo fare meglio della Lega. Ma domando a un cittadino napoletano, a un cittadino campano, ma come potete votare la Lega in questo territorio quando la Lega vorrebbe fare un'autonomia che vi distruggerebbe? Io non riesco a capire come si possa sostenere la Lega, e siccome la partita sarà tra noi e Salvini, Salvini dice meno Europa, io dico meno Salvini. Renzi contro tutti, non solo accuse al centrodestra e al governo. Il leader di Italia Viva si scaglia infatti anche contro la segretaria dei Dem, Elly Schlein. Elly Schlein, segretaria del PD, propone un referendum contro una legge voluta e votata dal PD. Allora, a me va benissimo così, per cui si sa la differenza, ma io mi domando come può uno che era riformista del PD votare per il PD che abolisce le leggi fatte quando c'eravamo noi, perché Ciro, Teresa, io abbiamo lasciato il Partito Democratico perché volevamo continuare ad essere riformisti. Ma come si fa ad essere contro una legge che ha fatto più di 1 milione di posti di lavoro, che ha dato più diritti alle donne eliminando la pratica odiosa delle dimissioni in bianco? Come si fa ad essere contro questa legge? Allora la Schlein fa il suo percorso, la Schlein è un'altra di quelle che si candida per non andare. Schlein, Meloni, Calenda e Tajani sono dei truffatori di democrazia, perché si candidano per un ruolo che non vogliono esercitare. Però il problema non è la Schlein, il problema è come fanno a stare nel PD quelli che una volta si dicevano riformisti.